1-1 è il risultato finale tra Piedimulera e Villanova, che si portano entrambe a quota 11 in classifica. Se nel primo tempo le emozioni e le occasioni da gol sono state davvero poche, nella seconda frazione di gioco è tutt'altra storia, con 2 gol, 3 pali colpiti, 1 rigore e 1 gol annullato. Dopo una prima fase di studio, la prima azione degna di nota arriva al 24esimo ed è firmata a Piedimulera. Asero dal fondo tenta il cross, la difesa alessandrina respinge e la palla termina sui piedi di Moretti, che dalla distanza calcia di prima e sfiora il palo lontano. Al 29esimo si fa vedere anche il Villanova con Marangoni, che grazie alla sponda di testa di Richichi Simone, da buona posizione spedisce sul fondo. Nei minuti seguenti i ragazzi di Mister Tabozzi provano a rendersi pericolosi, prima alla mezz'ora con un tiro cross di Fernandez respinto con i pugni da cantamessa e poi al 32esimo con una punizione di Papa alta sopra la traversa. Ospiti vicinissimi al vantaggio al 37esimo, 1-2 tra Marangoni e Barbato, il quale a tu per tu con Brusa calcia troppo centralmente e il portiere Ossolano respinge, poi ancora Barbato prova a ribadire in porta ma Catuogno si oppone. L'ultima azione della prima frazione di gioco è a favore del Piedimulera, con Asero che al 44esimo entra in area, scarta 2 avversari ma calcia alto sopra la traversa. Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di Mister Perotti sono molto più determinati e al 6° trovano il gol. Lancio dalle retrovie, gran mischia davanti alla linea di porta e dopo un batti e ribatti Barbato è il più lesto e insacca. Non passa nemmeno un minuto che Barbato si rende ancora protagonista e dal limite dell'area con una girata colpisce il palo interno. I biancoviola non mollano e al 10° Marangoni si invola verso la porta, ma davanti a Brusa si fa ipnotizzare e calcia clamorosamente fuori. Il Piedimulera non riesce ad uscire dall'assedio e al 14esimo Marangoni, da posizione defilata, prova la diagonale tesa, ma la palla termina lontano dal palo. Alla mezz'ora i gialloblu provano a reagire con Moretti, che da fuori area tenta il tiro di prima intenzione, ma non inquadra lo specchio della porta. È il preludio del gol che arriva al 31esimo. Richichi Marco cintura in area Papa e il direttore di gara non ha dubbi e assegna così il penalty. Sul dischetto si presenta lo stesso Papa, ma cantamessa è superlativo e devia sul palo. L'azione però continua e Falcioni dalla sinistra mette in mezzo per il numero 10 Solano, che con un tocco sotto spedisce in rete. Piedimulera chiama, Villanova risponde. Azione di contropiede al 34esimo, Marangoni entra in area piccola ma questa volta colpisce il palo esterno. I nervi sono tesissimi e al 47esimo viene allontanato dal terreno di gioco Perotti, l'allenatore del Villanova. Prima dello scadere del tempo viene annullato il gol del 2-1 al Piedimulera a causa di un fuorigioco dubbio segnalato nei confronti di Papa che aveva superato cantamessa con un pallonetto. Termina così 1-1 il match tra Piedimulera e Villanova.